Ora lo posso vedere. Thank you.
Sant'Elia e Sant'Eliseo, invocati perché ci sia abbondanza d'acqua e un buon raccolto di olive. Siamo in diretta con la piazza Trione di Bisacquino, dove stiamo trasmettendo in diretta la festa del Crocifisso, conosciuta come la festa del 3 maggio. Queste testate si trovano nella chiesa del Carmine. Questa dovrebbe essere Santa Teresa d'Avila. Siamo in attesa che arrivi in piazza la Madonna del Cuore e le altre statue di San Francesco di Assisi. Questo è San Sebastiano, anche questo santo si trova nella chiesa del Carmine. Questa statua è dei primi del Novecento, perché ce n'era un'antica del 1500, siccome era tarlata costruita questa di qua intorno al 1920 dal venerabile Monsignor, fatta costruire dal venerabile Monsignor Giovanni Bacino. San Vito, dove torna San Vito? Chissà San Vito, è San Vito, chissà San Vito, è chissà è San Vito, San Vito. Ah, San Stanislao. San Stanislao. Qua siamo davanti a San Stanislao, che si dovrebbe trovarsi, si trova nella chiesa di San Vito, vero? Si trova nella chiesa di San Vito? Sì. Ok. Ok, e qua c'è San Vito. Una delle statue più antiche di Bisacquino, in quanto la chiesa di San Vito già nel 1500 c'era. Vedete, queste statue come sono conservate bene dopo più di 600 anni. Qua è San Vito con i cagnolini. Vediamo dove c'è la vara, pesa 35 quintali, la portano a spalla per ogni tratto circa 60 persone. Avanti.
noi solamente. Con la chiesa madre di Bisacchino, siamo in attesa dell'uscita della grande vara di circa 35 tonnellate e già ci sono uno stuolo di santi, di circa 32 santi che usciranno e faranno compagnia alla vara. Thank you.
No, niente di quello. Casomai non ti vedevo quello tuo, va bene. Allora, qui fa la una cosa, quando esce la mara, tu fai la diretta e io faccio la ripresa. Perché... No, poi casomai me la... Ora vediamo, perché non so, casomai poi quello tu lo puoi condividere in quelle di Pisacchino. Sì, solo che io devo fare la ripresa, perché se faccio la diretta non posso fare la ripresa. Ah, però è in diretta, sono io. Lo puoi condividere tu. Vai su Saluti su Pisacchino, lo trovo. Ok, allora la condivido. Sì. Non la spacchi? No, no, lo lascio. Saluti da Pisacchino. L'hai trovata? Questa? Sì, questa. Faccio una ripresa. Dai, dai. Siamo con il sindaco in diretta qua in Chiesa Madre. Sindaco, un saluto a tutti i pisacquinesi. Un grande saluto a tutti i pisacquinesi del mondo. Finalmente noi riprendiamo a fare questa festa e il tempo oggi ci accompagna, che è una giornata splendida di primavera. Vi portiamo nel cuore e vi benediciamo con il Santissimo Crocifisso ovunque voi siate. Stateci vicini con l'affetto. Grazie, signor sindaco. No, chi lo so, chi lo so. No, però adesso sono già non volessi. Sono in diretta. Allora, visto che siamo al momento in diretta, vediamo, facciamo un giro della chiesa. Questo è il ritratto di Monsignor, del decano Monsignor Giovanni Bacile. Questo ritratto fu realizzato dopo circa 50 giorni dalla sua morte. Questo è il decano Scavotto, Giovanni Scavotto. E Don Calogero di Vinci. Allora, vediamo che i santi continuano a salutare la mara e si predispongono in bell'ordine per la processione. Siamo in attesa che arrivi la Madonna del Cuore da San Francesco d'Assisi, questa Madonna del 1500, per cominciare la processione. Volete vedere?
sono già le 7 come vedete dall'orologio, è la nuova chiesa madre restaurata, era venuta bella, costruita nel 1700. Questa chiesa è del 1700, fu iniziata a costruire nel 1713 e fu terminata intorno al 1745. È di stile barocco ed è simile alla cattedrale di Noto come interno. Vedete la bellezza esterna della nostra chiesa madre. La torre civica rinascimentale, il campanile della vecchia chiesa, siccome era stato costruito da poco, la nuova chiesa dovette adattarsi a questo campanile, che vedete che è veramente molto bello. Qua sopra vedete Santa Rosalia e qua San Giovanni Battista, che sono i protettori della chiesa. Lo stemma di Bisacchino e della diocesi di Monreale, in quanto Bisacchino è il paese più antico della diocesi di Monreale, e questa è la stella a 8 punti. In attesa dell'arrivo della Madonna del Cuore per dare il via alla processione. Questa Madonna è veramente molto bella, è sicuramente la statua più pregevole di Bisacchino dopo quella della Madonna di Monserrato. Ecco che stanno arrivando i santi dalla chiesa di San Francesco d'Assisi in compagnia della Madonna del Cuore, quindi aspettiamo che, e qua abbiamo già Santa Teresa che si trova nella chiesa di Santa Caterina e va a fare il saluto a Gesù Crocifisso. Questa è Santa Teresa del Bambino Gesù. Siamo in attesa che arrivi la bellissima statua della Madonna del Cuore. C'è una tradizione per cui se per un anno non esce la Madonna del Cuore, tocca uscire poi a quelli della congregazione della Madonna delle Grazie, quindi esce la Madonna delle Grazie. Però non è mai successo, nelle carte storiche c'è scritto questo fatto, però è sempre uscita la Madonna del Cuore. La Madonna del Cuore si va a prendere, viene accompagnata con la banda musicale. Mentre gli altri santi poi la sera quando è tardi se ne vanno senza banda musicale, invece anche perché è registrato in alcuni scritti, la Madonna del Cuore deve essere accompagnata di notte con la banda musicale, e tra poco appena la vedrete vi accorgerete di quanto è veramente pregevole questa statua che si trova nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Ecco che sta arrivando San Francesco d'Assisi, anche questa è una bella statua, vedete come espressivo il volto del santo. Ecco che qua c'è San Francesco d'Assisi che va a fare il saluto al Crocifisso. Siamo in diretta con Bisacchino, con la chiesa, siamo davanti alla chiesa madre, e tra poco arriverà la Madonna del Cuore. La Madonna del Cuore fu realizzata, la statua della Madonna del Cuore, intorno al 1500.
nella seconda metà del 1500, quando fu costruita la chiesa. La chiesa dove si trova la Madonna del Cuore è una delle chiese più, è la chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi, è una delle chiese più conosciute e più visitate a Bisacchino perché vi è un campanile triangolare unico nel mondo, cioè è stato costruito in questa maniera, che era difficilissimo poterla costruire, ma la maestranza di Bisacchino riuscì a realizzare questo campanile che viene visitato dagli architetti di tutto il mondo per il modo in cui è stato costruito. E siamo ancora in attesa, infatti c'è per arrivare la pregevole statua, vi dicevo, della Madonna del Cuore. Veramente molto bella, ecco che ci siamo, tra poco vedrete in diretta la statua della Madonna del Cuore, veramente molto bella, eccola che arriva. Vedete che bella, veramente un capolavoro. La Madonna del Cuore. Chiesa di San Francesco d'Assisi. Vediamo se ci possiamo avvicinare per riprendere la meglio. Non so come la vedete da tanto, troppo spettevole. La statua della Madonna del Cuore. Allora l'accompagniamo anche noi, simbolicamente, perché è un momento importante della festa, un momento in cui si incontrano la Madonna e il crocifisso. Bene, vediamo se riusciamo a vedere l'inchino, che è veramente quando... Ecco che c'è la Madonna che fa l'inchino al crocifisso. Quindi tra poco potrà cominciare la processione, visto che è arrivata la Madonna del Cuore. Allora, visto che siamo in chiesa, vediamo se possiamo riprenderla meglio per vedere la bellezza di questa statua della Madonna del Cuore. Ecco, c'è il sindaco. I portatori, ci apprestiamo a... La pregevole statua della Madonna del Cuore. Allora, prima di iniziare la processione, la chiamiamo sempre la processione del 3 maggio, anche se oggi è 29 maggio. San Michele,
santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, pregate per noi. San Giuseppe, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, pregate per noi. San Giovanni, pregate per noi. Santi apostoli ed evangelisti, pregate per noi. Santa Maria Maddalena, pregate per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Santo Stefano, pregate per noi. Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Sante Perpetua e Felicita, prega per noi. Santa Agnese, prega per noi. Santi martiri di Cristo, prega per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. San Basilio, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Martino, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Francesco Saverio, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Adesso invochiamo pure i santi. Manca Santa Lucia. Giorno 15, Papa Francesco, una suora di Cinisi, Suor Maria di Gesù, Santo Canale, è stata proclamata santa. La invochiamo pure noi da qui, è una santa della nostra diocesi. San Bernardo da Corleone è stato fatto santo nel 2001. Ricordiamo il nostro venerabile Monsignor Giovanni Bacile e ricordiamo tutti i santi che in processione oggi faranno corona al Santissimo Crocifisso. Santa Rosalia, Sant'Espedito, Sant'Antonio Abate, Sant'Elia, Sant'Eliseo, San Pasquale Bayon, Santa Caterina, Francesco, e così via. Tutti i santi li incontriamo e con loro vogliamo dire il nostro grazie a Gesù Crocifisso, perché la santità è solo il frutto della croce, il frutto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Possiamo diventare santi e questi sono diventati santi proprio perché dalla croce di Cristo, dal costato di Cristo, sono venuti fuori i sacramenti e ricevendo i sacramenti si diventa sempre più santi. Adesso siamo pronti per poter avviare la processione. Ascoltate il decano di Bisacchina, Monsignor Rosario Bacile, quindi tra poco siamo pronti per la processione. L'uscita della vara è sempre un momento particolare, perché sapete che la vara è difficile, molto pesante, però la maestranza, cioè perché c'è il capovara e gli altri portatori che sono molto bravi, quindi speriamo che tutto possa svolgersi come sempre e possiamo assistere a questa bellissima, sicuramente è stata definita la processione più bella del mondo. E probabilmente lo è, perché è veramente molto bella. Speriamo di riprenderla tutta, comunque già l'uscita, riprendere l'uscita è qualche cosa di particolare. Quindi molti mi hanno chiesto soprattutto di riprendere l'uscita, quindi ci andiamo a posizionare in maniera tale che possiamo così dare la possibilità tutti coloro che i sacchesi si trovano lontano di poter
vedere Anisciuta da Vara. Ricordo che siamo in diretta con la pagina, con alcune pagine di Facebook. Se volete potete pure condividere nelle vostre pagine, ci fa molto piacere. Ecco che siamo già pronti. È un momento particolare, vediamo come possiamo posizionarci per farci alla congregazione del Santo Calvario con il superiore che porta lo standard. Congregazione antica conosciuta come la processione del crocifisso. E allora è un momento particolare. Sto cucinando ogni tanto le piglie, giusto? Salute, siamo in diretta. Caterina, saluta a Saverio. Lorenzo Carnella. In diretta siamo. Siamo i cugini di Saverio. Siamo i cugini di Saverio, siamo qua. In diretta, America. America siamo. Belle di Pisacchino, America, saluti a Pisacchino, molte pagine. Saluti all'America, saluti. Ciao, ciao, ciao. Geramo, Saverio. Ciao. Allora qua abbiamo pure il e allora ormai dovremmo esserci, sono le 7:10, 19:10, quindi tra poco assisteremo a Anisciuta da Vara. È sempre un momento particolare sia l'uscita sia l'entrata, perché sapete che la vara viene portata fino a terra e poi da terra deve essere risalita, quindi siamo qua ad aspettare che possiamo assistere alla Anisciuta da Vara. Dovremmo esserci, la banda musicale dovrebbe essere già pronta, quindi vi ricordo che la festa del, conosciuta come festa del 3 maggio, festa del crocifisso, quella che si svolge questa, siccome dovevano sistemare, dovevano così riabbellire la chiesa madre, restaurare la facciata della chiesa madre, e quindi la processione è stata spostata. Ora finalmente possiamo assistere a questa bella processione con l'uscita di 32 santi, 32 statue delle cinquecentesche, e con qua vediamo il decano con il bacolo. Il bacolo è tipo un bastone d'argento che sin dal 1750 conduce il decano nelle cerimonie importanti. Il decano sarebbe la più alta autorità spirituale di Bisacchino, che è coadiuvato da 12 canonici che indossano anche loro la mandella di colore rosa antico. Bene, comincia a muoversi già San Giuseppe, quindi ci siamo. Siamo al momento più importante della processione, uno dei più importanti, l'altro sarà l'entrata, quindi speriamo bene che tutto come si possa svolgere in maniera serena. Ecco che esce San Giuseppe, e poi a termine della processione cammineranno in piazza accanto a Gesù. Thank you.
E qua c'è la Madonna del Cuore, guardate che bella la Madonna del Cuore, veramente pregevole, bellissima questa statua. Certo c'è sempre un po' di emozione all'uscita della valle perché è molto pesante e poi deve portarsi fino a terra, però è da 300 anni, dal 1792, quindi 1892-1992, 350 anni che abbiamo vissuto la valle, questo momento così particolare. Ed ecco, vediamo la bellezza della Madonna del Cuore, guardate che bello, veramente eccezionale. È il gruppo i portatori della Madonna del Cuore, che si trova nella chiesa, diciamo, ecco che si muove, comincia a muoversi la vara. Quindi tra poco questo momento partito. Ciao! Qua ci sono i portatori di San Giuseppe. Antonino. Leonardo. Franco. Io direi. Ok, ci siamo all'uscita della valle. Un po' di emozione. I bisacchesi che sono a lontano sanno come cosa significa l'uscita della valle, che pesa moltissimo e si deve portare fino a terra. Ecco che arrivano, un po' di emozione, sta uscendo la valle, ora devono abbassarla fino a terra, vediamo di spostarci per vederla meglio, per darvi la possibilità di vederla. Thank you.
Il sindaco del Bisacquino Filippo Pantorno. Sempre un'emozione da uscire da davanti. L'emozione è grandissima. Questa cosa che si alza e esce. Ci vediamo. Allora ci mettiamo pronti per vedere tutti i santi, alcuni dei santi, già alcuni sono partiti. Vai via la processione, è una pietra aperta dalla Sogliano, che è pericolosa. Allora, tra poco partiranno, già i santi sono partiti, ma tra poco. Ora vediamo la partenza di alcuni santi. Antica fontana, non sa qui. Ma tra poco vedremo. Allora tra poco vedremo partire, ecco qua San Francesco di Paolo con la congregazione di San Francesco di Paolo. Adesso siamo in attesa che partono due santi che camminano sullo stesso piedistallo, quindi molto difficili da portare, e che sono portati dalla congregazione della Madonna del Carmine. Ma c'è la congregazione della Madonna del Carmine. Congregazione Madonna del Carmine. Sant'Elia e Sant'Elisea, invocati per l'abbondanza d'acqua e per il buon raccolto delle olive. Perché tra poco partiranno Sant'Elia e Sant'Elisea. Vi ricordo che si rispetta un ordine che per secoli è sempre lo stesso, quindi ogni santo ha un posto preciso nel camminare all'interno della processione. Ecco qua Sant'Antonino da Padova. Sant'Antonino da Padova ce ne sono due, uno si trova nella chiesa di San Francesco d'Assisi e uno nella chiesa
di San Francesco di Paola. Però siccome questo santo proviene dalla chiesa della Maddalena, spetta a San, visto che è più antico, spetta a San esce sempre San Sant'Antonino da Padova per il 3 maggio e poi invece per il 13 giugno per Sant'Antonino da Padova si fa la festa all'altra strada, quindi per una forma di par condicio tutte le due strade attraversano durante l'anno le strade di Bisacchino. I portatori della statua di San Francesco di Paola con la Roma. Vedi che bella statua! Aspetta delle dire. Il capo è capo, il portatore, Saverio d'Amore, Saladino, Marsolo, Gaudiano, portatori di Sant'Antonino da Padova che si trova nella chiesa di San Francesco di Paola, nel quartiere di San Francesco di Paola. Guardate che bella questa statua di San Francesco di Paola. L'estate, ricordatevi che all'estate di ogni chiesa camminano assieme, quindi in maniera naturalmente la Madonna del Cuore, San Giuseppe, camminano accanto alla Vara. È stata definita la processione più bella al mondo, ritengo che lo sia. Come avete visto? Ora tra poco vedremo passare San Vincenzo Ferreri. Sapete che è un santo del periodo spagnolo, intorno al 1500, 1400 veramente. E però durante il periodo spagnolo vi era un culto particolare per la figura di San Vincenzo Ferrer. Ci sono molte statue a Bisacchino di San Vincenzo Ferrer. Una si trova al Rosario. Ed ecco che comincia a muoversi San Vito, che tra poco lo vedremo passare. Siamo in attesa che arrivi San Vito. Eccolo che qua, San Vito. E qua c'è San Stanislao, che si trova anch'esso nella chiesa di San Vito. Ricordo, siamo in diretta nella piazza Triana di Bisacchino, dove si sta svolgendo la festa del crocifisso, festa del 3 maggio, che quest'anno per dei lavori che sono stati fatti per abbellire la facciata della chiesa madre, è stata spostata doveva essere ieri, ma c'è stata di mattina, è stata spostata oggi 29 di maggio. Vedete la bellezza della nostra cattedrale e dell'antica fontale, dove tipo i mascheroni sono del 1450 e poi riportati nella nuova fontana. E allora, da poco cammineranno Sant'Elia e Sant'Elisea. Già San Giuseppe si è spostato e vedremo la Madonna del Cuore che camminerà. Vi ricordo che siamo in diretta con la piazza Triona. Salutiamo tutti gli amici dei vari social che ci stanno seguendo e se potete condividete in maniera tale, andate su Saluti da Bisacchino per condividere, perché su quelli di Bisacchino non si può fare, ma se andate su Saluti da Bisacchino. E qua c'è Santa Teresa, qua sono i portatori. Se andate nella pagina Saluti da Bisacchino potete condividere, quindi fate in modo che più persone abbiano la possibilità di vedere questa processione. E allora si muove San Sebastiano, è pesantissimo, i ragazzi hanno difficoltà a portarlo, perché sapete, nel momento in cui si alza Thank you.
in attesa che arrivi San Sebastiano. Ecco che... Ecco San Sebastiano. Ed è che è stato più difficile da portare, più difficile da portare. Santissimi, perché sono restati dello stesso piedistallo e sono Sant'Elia e Sant'Eliseo, invocati per l'acqua, per l'abbondanza di acqua durante l'anno e per un buon raccolto delle olive. Quindi difficile da portare. Acqua, bravissimo. Ha questa torretta da dentro! A muoversi San Francesco d'Assisi. Quindi tra poco vedremo la bellissima statua di San Francesco d'Assisi. Eccola qua. Santa Teresa, Santa Caterina. Oh, canto, no. Ma chi c'è? A posto. Santo Esperito. Santa Lucia. No, Santa Pallonia, scusate. La Santa dei Dentisti, trova anche sa madre. Per il mal di denti, la Santa è invocata contro il mal di denti, Santa Pallonia. San Pasquale, chiesa di Sant'Antonio. San Pasquale di Bailon. Sant'Antonio Abate. Adesso abbiamo è il momento, un momento particolare perché comincia a muoversi la vara
con la Madonna del Cuore ecco San Giuseppe. La Madonna del Cuore e tra poco arriverà a lavare. E beh, la Madonna del Cuore tra poco avremo la vara a cominciare a muoversi. La vedete che si sta muovendo dalla... comincia a camminare la vara. Seguiamo il percorso della vara della Madonna del Cuore. San Giuseppe che si muove. Madonna del Cuore. E tra poco arriverà la vara. Grande vara di 35 tonnellate, costruita nel 1792 dal bisacquinese Giuseppe Bellacera e dalla sua scuola. Guardate che arriva la vara, non so se riuscite a vedere. Ecco che arriva la vara. No, sempre di qua c'era. No, sempre di qua c'era.